State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. Tu sei venuto qui per un motivo, perché con Andrea Cocco parliamo di libri. Cinese, quanto fritti, che cavolo. E poi per farti sentire in casa, visto che non può mai mancare, certo. Anche perché magari uno sta lì e dice: Andrea Cocco, già l'ho sentito, chi è, cosa ha fatto? Però sono contento oggi. Perché? Non ci sarà l'urletto. E invece sì, Andrea Cocco vincitore del Grande Fratello 2011. Ragazzi! Noi mi di parecchio del Pippo, Allora, caro Andrea, cosa ci hai fatto con tutti i soldi che hai visto? Ancora questa storia. Le domande quelle. Sì, sì. Cosa ci hai fatto? Ho speso tutto. Tutto. Sì, tutto andato via. Tutto in libri. Tant'è tutto che ogni libri. Giorno ci parli di un libro diverso. Oggi di cosa vogliamo parlare? Il figlio del tempo di Isaac Asimov e Robert Silverberg. Ragazzi, roba seria, Ma guarda, molto bello. Quante pagine sono? 398, esattamente. Vabbè, l'edizione che ho io. Si può fare, dai, 398. Sì. Vabbè, se c'era Pippo che diceva. No, diceva che era troppo, che ancora sta leggendo Pnac. Pnac. Qui l'ha comprata la Fnac, quindi. Da Fnac, Pnac. La Fnac si chiama Pnac. Com'è la storia? Vabbè, allora, la protagonista del romanzo è Miss Fellows. È un'infermiera alla quale viene offerto un lavoro molto particolare, perché c'è questa società, la Stasis Corporation, che ha inventato un macchinario con il quale riesce a trasportare dal passato oggetti, fin tanto che a un certo punto gli arriva invece un bambino molto particolare. Dal passato? Sì, un bambino dal passato, tipo penso 40.000 anni fa, all'incirca. Ah, proprio un bambino, che è un bambino di... Sì, bravissimo. Bravissimo, di un Homo Neanderthalensis. E lei lo accudisce, gli insegna insomma a parlare, a fare diverse cose. Allo stesso tempo il libro parla anche di una tribù, appunto, di uomini di Neanderthal che cercano di sopravvivere con l'avvento poi invece dell'Homo Sapiens. E quindi poi vabbè, non vi resto a raccontare come terminerà questo libro. La cosa curiosa è questo bambino portato ai giorni d'oggi. Sì, che poi succederà qualcosa di molto particolare. Cosa? Beh, poi ci sta anche la teoria che il Sapiens si sia mischiato col Neanderthalensis, Perché quindi... Pare. Poi dici che vado sempre lì, però... Guardando quello. Pippo, poi qualche similarità. Sì, lui è sicuramente il segno fronte esistente. Promiata, capito? Esatto. Grosse sopracciglia. A chi lo consiglieresti questo libro? Questo libro lo consiglio ai amanti di libri di fantascienza, con un grosso pizzico di romanticismo. E la morale? C'è una morale? Beh, io ci ho trovato questo. Se si pensa ai bambini in generale di tutto il mondo, non ci sono differenze che non possano essere superate per il loro bene. Cadono tutti in maniera disarmante. Avete capito? Neanch'io. Grazie. Come non avete capito? Quindi, Il figlio del tempo di Isaac Asimov, grazie Andrea Cocco, oppure detto in maniera più cruda. Aspetta, detto allora, posso per spiegarlo meglio allora, vabbè, detto in maniera più cruda, finché ci saranno bambini che muoiono di fame, non potremo mai considerarci una specie civilizzata. Bravo, qua ci manca solo che il tuo obiettivo è eliminare la fame nel mondo e abbiamo vinto. E vai! Grazie Andrea Cocco. Grazie a voi. N2O.